Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi, come vedete, siamo in compagnia di Claudia Annaci, che è intanto un musicista, un bravissimo pianista, e inoltre è uno psicologo e lavora presso un centro di psicologia clinica a Taranto e provincia. Esatto. E perché uno psicologo nel nostro studio? Perché ci occuperemo di un tema molto importante, che è quello della ansia da palcoscenico, che tanti musicisti e tanti cantanti accusano durante le serate. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene, Claudia, spiegaci un po' come mai avviene questo ai musicisti. Beh, la capacità di affrontare un palcoscenico è ampiamente riconosciuta come una delle maggiori difficoltà per un musicista. L'ansia da palcoscenico rappresenta un fenomeno ampiamente diffuso tra le persone che svolgono queste professioni artistiche. Infatti il 69% delle persone vive questo conflitto tra il desiderio di volersi esibire e anche il timore però di risultare eventualmente inadeguato dinanzi ad un pubblico. Quindi ogni musicista sappiamo benissimo che quando si esibisce è indotto dal percepire comunque delle forti emozioni, cioè delle emozioni che derivano sia dalla presenza stessa del pubblico, ma anche dalla componente emotiva presente magari nel brano che si sta cantando oppure nel brano che si suona per gli strumentisti. Questo è importante perché il musicista, il suo scopo è quello anche di veicolare l'emozione stessa presente dentro il brano musicale al pubblico, di modo da far vivere quella che è un'esperienza. Però diciamo che alle volte questa sorta di ponte dialogante tra musicista e spettatori alle volte può divenire anche una barriera, quindi dove non si riesce a mandare l'emozione giusta perché si è presi dall'agitazione del pubblico e quindi nonché anche dall'ansia. E ci si blocca, ecco. Difatti questo particolare stato viene definita ansia da prestazione musicale, descritta come una paura esagerata, anche alle volte inabilitante, di esibirsi dinanzi a un pubblico giudicante, ma sono loro che credono che questo pubblico sia particolarmente giudicante, magari anche limitante per la loro percezione. Questa ansia da palcoscenico, da prestazione musicale, tende a indurre dei disturbi sia sul piano fisico ma anche sul piano psicologico, andando ad interferire con l'autostima e anche sui processi cognitivi. Difatti si innescano quelle che sono le valutazioni erronee delle proprie capacità, pensieri negativi, distraibilità e anche dei fallimenti di memoria. Bene, Claudian, come agisce l'ansia a livello fisiologico proprio? Beh, a livello fisiologico l'ansia agisce sui pensieri che, allertati dalla presunta minaccia o paura, preparano il corpo all'attacco o alla fuga mediante questa attivazione del sistema nervoso autonomo, che rilascia nell'organismo una scarica di adrenalina utile per l'attivazione proprio fisica, quindi un aumento di forza in modo tale da poter affrontare questo eventuale pericolo. Però diciamo che questo risulta essere funzionale qualora il pericolo sia reale, la minaccia sia realmente presente, ma contestualizzando a quella che è un palcoscenico, diciamo che qui non è tanto una questione di minaccia, è una questione fondamentalmente di paura. E questa attivazione, questo aumento di forza fisica sicuramente non è, diciamo, non va a vantaggio del musicista, invece occorre che ci sia uno stato di tranquillità, di concentrazione, di modo che la performance possa avere un buon livello.
Ho capito. E quali sono i sintomi dello stato ansioso? Beh, i cambiamenti fisici percepiti dopo questa attivazione, ecco, sono sicuramente aumento del battito cardiaco, certo. Tremore, rossore, sudorazione. In ogni caso, però, ciò che tiene maggiormente in ansia è la percezione del pericolo, che, ripeto, contestualizzando il fenomeno, sono proprio il timore di sbagliare, di risultare magari non all'altezza delle proprie aspettative, quindi di essere giudicati male fondamentalmente da questo da chi ci ascolta in pratica. Certo. Ci sono degli studi sui musicisti affetti da questa ansia da palcoscenico che hanno scoperto che circa il 20% dei musicisti ricorre all'uso di alcol e di droghe per riuscire quantomeno ad abbattere questi stati di ansia, questa paura, addirittura anche settimane o mesi prima, manifestandosi mediante magari varie forme di disagio, quale irritazione, ritiro sociale, anche una maggiore tendenza ad ammalarsi. Poi, per quanto riguarda i cantanti, a differenza degli strumentisti, loro vivono queste loro paure sia del pubblico e di tutto quello che riguarda l'ansia il palcoscenico, di ammalarsi, perdere la voce, esatto. In maniera quasi ossessiva, questa paura per la voce, quindi per salvaguardare quella che è la gola mediante tutte le loro il nostro strumento è la voce, quindi se ci ammaliamo, sì, certo. È proprio una questione fisica che non riusciamo più a cantare, esatto, al massimo. Esatto, sicuramente doversi esibire in un certo modo, curare la tecnica è importantissimo, però focalizzarsi troppo su quella che è la componente tecnica e dove non ci si perdona nemmeno un minimo errore, questo non va a vantaggio di quello che è un pensiero costruttivo, un pensiero che, diciamo, ridimensiona la realtà e anche la percezione della paura e dell'ansia. Io posso dire quello che è un aneddoto, magari, cioè persino Beethoven concepiva magari la presenza di un errore durante l'esecuzione, persino lui commetteva degli errori nei concerti, però ecco, poneva una maggiore attenzione per quella che era l'interpretazione, quindi certo. Qualora mancava l'interpretazione, lì bisognava lavorare e focalizzare veramente una maggiore attenzione rispetto magari alla semplice presenza di errore. Certo. L'ansia scaturisce nel tempo o è proprio una predisposizione dalla nascita? Beh, l'ansia sicuramente può anche scaturire nel corso del tempo per via delle esperienze che si fanno. Però diciamo che si è osservato che alcune persone anno dopo anno sono più sensibili rispetto agli altri, magari se esposti alle stesse situazioni. Quindi si parla di personalità ansiose, ovvero di quelle persone che tendono ad affrontare e ad agire con ansia un po' a tutto ciò che gli capita. Ecco, quindi all'opposto di quelli che cercano attivamente magari situazioni rischiose come lanciarsi nel vuoto, a differenza di chi invece non avrebbe il coraggio nemmeno di salire al quinto piano di un palazzo. Ecco. D'altronde diciamo che la paurosi si nasce, sì, questo è accertato, ed è legato anche, diciamo, a caratteristiche genetiche. D'altra parte anche in natura sono presenti esistono, ecco, animali più attenti e quindi definibili più ansiosi rispetto agli altri. Un esempio potrebbero essere le lepri, certo. E i conigli, che delle prede, basano quindi proprio la loro sopravvivenza proprio allo stare attenti, quindi definibili più ansiosi rispetto magari ad altri animali che sono più aggressivi, quindi di conseguenza meno ansiosi, esatto. Quindi diciamo che questa sensibilità all'ansia determina in queste persone che, diciamo,
ce l'hanno per costituzione genetica, un'attivazione e uno scarico dei centri della paura presenti nel cervello più suscettibili rispetto agli altri. Ho capito. Nonostante questa disposizione, l'apprendimento conta molto proprio nell'evoluzione del controllo di se stessi, delle emozioni, della elaborazione della realtà, come la si concepisce. Infatti, Mario, fattori come l'ambiente, il contesto sociale, la scuola, i maestri sia a scuola ma anche maestri di canto, certo, i maestri di musica, ecco, possono, diciamo, modificare la gestione e espressione di queste, diciamo, sintomatologie ansiose presenti magari nei tuoi allievi. Certo, aiutando piano a, esatto, superare. Quindi, ad esempio, magari un bambino che tendenzialmente nasce timido e pauroso, se ha dei genitori e dei maestri con cui fare delle esperienze, impara a confrontarsi, piano piano acquisisce padronanza e lentamente questa ansia di fondo tende a ridursi e si sentirà, diciamo, pienamente capace di affrontare situazioni nuove e problematiche. Certo. Come si può combattere quest'ansia? L'ansia si può vincere solo esponendosi. In quanto rimanere in uno stato di chiusura e di ritiro conduce comunque a essere persone paurose persino anche nel contesto sociale. Quindi sicuramente quando il sostegno familiare, ambientale ha delle mancanze, le persone possono attuare dei modi di cura un po' alternativi, tra cui l'abuso di alcol, che funge da ansiolitico, aumenta la percezione di potercela fare, quindi, diciamo, ridimensiona, sì, quelle che sono le paure, però seppure elimina la tensione, questa è un'abitudine decisamente dannosa. Ovvio, sì. Dannosa perché innesca un complesso meccanismo di dipendenza e assuefazione, in quanto il fegato col tempo impara a gestire l'alcol che non arriva più al cervello e di conseguenza l'ansia non la si combatte. Certo, assolutamente, certo. Si è solo, diciamo, entrati in un circolo di dipendenza difficile poi anche da dover combattere, quindi un ulteriore problema, certo, oltre a quello del palcoscenico. Occorre considerare che non è l'evento in sé, ma sono i pensieri relativi all'evento che causano ansia, quindi, diciamo, l'ansia è presente nella nostra testa. Fuori non è reale tutto quello che noi crediamo in merito quello che noi al immaginiamo. Esatto, immaginiamo, viviamo, esatto. Certo. Quindi, diciamo, il modo migliore per ridurre il disagio è valutare attentamente in modo appropriato la situazione, cercare di capire come si può agire, quindi individuando le possibili soluzioni, facendo riferimento alle risorse psicologiche interne senza andare a cercarle altrove, certo, e cercare di agire in maniera attiva a quelle che sono magari le problematiche che determinano l'ansia. Spesso succede che, avvertendo la propria sensibilità all'ansia e la propria incapacità di farvi fronte, le persone negano o non riescono proprio a controllare gli eventi che hanno scatenato l'ansia e tentano di fronteggiarlo magari evitando le situazioni che aggravano il loro vissuto. Tendono poi anche a focalizzare la loro attenzione non tanto all'affrontare il problema, ma si focalizzano prettamente sui sintomi fisici che fanno parte della risposta ansiosa, senza cercare di comprendere effettivamente il significato. Perché insorgono questi stati di agitazione? Dove sta, no, la componente che mi determina questa paura? Certo. Cercare in pratica di fare un ragionamento che possa ridimensionare la percezione della realtà e del proprio vissuto. Lo scopo, ecco, di un eventuale trattamento dovrebbe essere quello di ridurre la sensibilità emotiva allo stress,
l'ansia anticipatoria, come abbiamo detto prima, che può presentarsi settimane prima, anche ma molto anche prima, mesi prima, sì, mediante sì, magari l'irritazione, l'agitazione, sì, anche l'ammalarsi con più facilità. Certo. Quindi, in definitiva, possiamo dire che l'ansia da palcoscenico, per certi aspetti, potrebbe rientrare nella categoria più generale dell'ansia sociale, che in quanto in entrambi i casi la persona vive il timore di essere sottoposta a giudizio negativo da parte degli altri, andando a generare l'angoscia di sentirsi magari inutile, offesa e anche rifiutata. Certo, che non si accetta, cioè, esatto, è una questione anche poi di autostima. Certo, che viene intaccata sicuramente l'autostima per via di questi pensieri del tutto disfunzionali. Certo. E quali possono essere i fattori che fanno scaturire poi quest'ansia in un musicista, ad esempio? Beh, ribadiamo, sicuramente è la paura del giudizio altrui, che potrebbe anche essere collegata eventualmente al ricordo di precedenti esperienze negative che poi vengono, diciamo, riattualizzate nel presente, e quindi si tende a fare questa connessione cognitiva, però del tutto, diciamo, disfunzionale, perché non è detto che magari un'esperienza passata certo, negativa possa determinare, possa ripresentarsi per forza, no, assolutamente. Sì. Però ci sono, diciamo che la paura dell'esibizione può essere generata dalla complessa interazione di diversi fattori, quali il livello di preparazione. Quindi è vero che non bisogna fissarsi magari sulla presenza dell'errore o magari studiare troppo, certo, in maniera, cioè, altrimenti però poi si entra nel lavorarci. Però bisogna comunque, certo, ecco, avere una certa preparazione tecnica, e magari dipende anche dalla scelta del repertorio. Mario, perché è normale, se si affronta un repertorio complesso, si è più soggetti magari a poter sbagliare, magari, però non si è pronti per quello. Esatto, quindi bisogna comunque lavorare. Dipende anche dalla modalità di esecuzione. Noi potremmo esibirci magari in maniera individuale o in maniera collettiva. È ovvio che l'impatto col pubblico cambia. Certo. Ci si può anche esibire in un contesto di valutazione, quindi magari da una giuria, o competitiva quando si fanno fare i concorsi. Sì. Quindi già quello è un fattore che aumenta la percezione dell'ansia. Ecco. Possono anche esserci le caratteristiche del pubblico, tipo la dimensione, il livello di familiarità, nonché anche la qualità dell'interazione con esso. Questo, magari lo diremo anche più tardi, è uno dei consigli che potremmo, diciamo, suggerire, dovremmo suggerire per quella che è il poter ridimensionare la percezione di se stessi, della propria capacità tecnica e anche del pubblico, perché interagire con esso aiuta a bonificare la nostra percezione, che è carica certe volte di paure, di angosce, e che vanno ad interferire nella performance. Quindi, parlare con il pubblico, interagire, sì, in qualche parlare, modo, cercare di capire un po' le loro aspettative, certo, capire un po' quali sono, cose da aspettare, reazioni, esatto, sì, certo, quindi questo è molto aiutano importante, perché a me capita, quando si interagisce col pubblico, si ha proprio questa percezione della risposta immediata, si vedono sorrisi che possono aiutare. Esatto, sì, comunque ti riscaldano un po' l'ambiente, esatto, ecco, esatto, diciamolo così. Ebbene, ovviamente, che questi pensieri negativi, che magari possono essere presenti in un musicista, devono essere ridimensionati, magari. Per fare un esempio concreto, ecco, magari un pensiero dove devo essere apprezzato a tutti i costi dal pubblico potrebbe essere, diciamo, convertito in un pensiero più funzionale, nel senso che anche quando sono al meglio delle mie potenzialità non è detto che possa piacere a tutti. Certo. Quindi già questo aiuta un po' a ridimensionare, certo, i propri pensieri. Non tutti piacciamo, esatto, a tutti. Non possiamo piacere a tutti. È ovvio. Esatto. Bene, ma ci sono dei metodi, degli esercizi che si possono fare per chi ha questo tipo di problema, per superare l'ansia? Beh, certo che ci sono. Però lo diciamo alla prossima puntata.
Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.